Oggi vediamo come usare lo sfumino per i pastelli o matite colorate. Ciao, sono Patrizia, questo è il mio canale Patò74. In questo canale puoi imparare a disegnare e colorare figurini di moda a mano libera. Cosa ti serve saper disegnare il figurino? Beh, se vuoi realizzare il tuo sogno, il figurino è un mezzo per mettere su carta le tue idee. Le idee che hai nella testa tu le vai a trasferire sulla carta, così le persone possono capire che cosa vuoi e che tipo di capo vuoi fare. Quindi il figurino, più lo sai fare bene, più gli altri capiscono che cosa vuoi. Il figurino è un mezzo per realizzare il tuo sogno di lavorare nella moda. È uno dei mezzi fondamentali. Saperlo fare ti aiuta a essere più creativo e a far capire agli altri quali sono le tue idee. Nel mio canale puoi imparare a farlo. Il mio canale ti aiuta con tutti questi video a realizzare anche il tuo sogno, perché quando sai disegnare il figurino puoi trasmettere la tua idea a chiunque. Bene, che cosa vediamo in questo video? In questo video ti faccio vedere come uso i pastelli, in particolar modo lo sfumino. Cos'è lo sfumino? Lo sfumino è una, diciamo, matita con una punta, se vuoi, trasparente, che va a sfumare il pastello. Vedrai tutte le fasi in questo video. Allora, prima ti spiego come funziona la sfumatura. Poi ti faccio vedere un esempio su una gonna molto semplice. Quindi questo video ti può essere molto utile per capire come fare le sfumature con i pastelli e come andarle a migliorare e rendere ancora più amalgamate, più gradevoli con lo sfumino. Guardalo tutto questo video, perché è ricco di spunti che a parole non si possono dire, perché il disegno va anche guardato. Oltre a essere spiegato, bisogna anche guardare come una persona disegna. Bene, se non mi conosci, sono Patrizia, ho una scuola d'arte, ho un diploma di 5 anni e un diploma di 3 anni come stilista. Ho lavorato molti anni nelle aziende di abbigliamento, nell'area dell'ufficio stile e dell'ufficio prodotto. Ho creato questo canale pensando a chi come te vuole lavorare nel mondo della moda e ha bisogno di capire come disegnare il figurino, che è un mezzo. Bene, questo video ti mostra come usare i pastelli e come sfumarli, però ne trovi molti altri di video con i pantoni, con gli acquerelli, come disegnare semplicemente la posa. Quindi se vuoi realizzare il tuo sogno utilizzando anche il figurino come mezzo per esprimere le tue idee, bene, iscriviti. Clicca sulla campanella per rimanere in aggiornamento con tutte le mie novità. Vediamo questo video, mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Vediamo questo video su come utilizzare lo sfumino e i pastelli. Guardalo tutto, ciao!
Bene, questo è il risultato finale. Spero che ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, metti un like e iscriviti. Sono Patrizia, questo è il mio canale. Pubblico tutorial per imparare a disegnare e colorare la moda tutte le settimane. Ciao, al prossimo video!